Giovinazzo, formazione di mister Giovinazzo che si presenta in campo con Stilitano, Mercurio, Bellino, poi Clasadonte, l'ex il capitano, Michelli, Giorgetti, Acosta, Raso, Fioretti, Alvarez e Guerrisi. Formazione della Vigorlamese di mister Saladino con Columbro, Bilotta, De Fazio, Calomino, Denisi, Mascaro, Curcio, Silvagni, Bernardi, Catania e Giovanni. Questa fascia con il numero 7 Acosta. Mette palla e ci mette le mani Columbro, poi c'è questa confusione. E gran gol segnato il Soriano al quarto minuto del primo tempo. Il Soriano passa in vantaggio. Quindi 1-0 per i padroni di casa. La conclusione dovrebbe essere stata del numero 10. C'è questo calcio d'angolo per la Vigorlamezia. La parabola. C'è un colpo di testa, poi Fioretti che riesce a conquistare il pallone, entra in area. Saldo Curcio alla battuta, direttamente in porta, quasi sul fondo, mette al centro, c'è la conclusione, illusione del gol. Ancora Vigor, Bernardi la conclusione, finisce out. Mette al centro per l'inserimento di Alvarez che allarga per la conclusione di un compagno che viene murato. Ancora Calomino in avanti per Giovanni Federale in aria, cerca una palla al centro. Fioretti riesce ad evitare Denise, ancora Fioretti per Acosta. Al 47esimo di Acosta, raddoppia il Soriano per il finire del primo tempo. Adesso l'arbitro chiude la prima frazione di gioco sul punteggio di 2-0 per i padroni di casa. Tra Soriano e Vigorlamezia si riparte. Lancio ora per Giovanni Foderaro, la conclusione alta. Curcio, il lancio di Curcio. Bernardi in aria, la sua conclusione alla vita, ma viene fermata al centrocampo da Curcio. Lancio di Curcio in area e il gol segnato da Giovanni Foderaro al minuto decimo del secondo tempo. Foderaro, al centro, libera ancora la difesa ma al limite dell'area, la conclusione di Silvagni, stavolta corto, scambiato con un compagno, mette la palla sul secondo palo. Silvagni per l'uscita del portiere sulla passa messa al centro da Giovanni Foderaro. Conclusione, la parata in due tempi di Columbo. Amendola allarga dall'altra parte per verso in aria, mette dentro per De Fazio in profondità, mette al centro Stilitano. Vediamo dal limite verso, si è dovuto sistemare il pallone, verso al volo la palla ed il gol ancora una volta di Angelo Catania, che può così festeggiare il compleanno, festeggia il compleanno con il gol Angelo Catania. 2-2 dunque al 41esimo, praticamente siamo entrati nel 42esimo minuto.
La palla sul secondo palo di testa Denisi. Ciao, verso. Verso. C'è. Il tiro. E finisce qua la gara sul punteggio di 2-2 tra Soriano e Vigor Lamezia.